vedrete sicuramente delle differenze consistenti, giusto per confermare vi do un piccolo ragguaglio dei tempi ottenuti nelle manche precedenti, nelle uscite precedenti, c'è una ventina di secondi di differenza nel proseguo totale, però ripeto ancora una volta, si tratta di due veicoli completamente diversi. Di un veicolo, quello di Marco Marco, se vogliamo tra virgolette professionale, contro un veicolo, quello della Irene Macera, tra virgolette sempre didattico, cioè atto a far entrare i giovani in questo affascinante mondo che è quello dell'autocross, naturalmente in tutta sicurezza, con dei mezzi costruiti appositamente con dei canoni costruttivi rigidissimi, ma sorprendentemente all'avanguardia e con una lavorazione molto molto fine. Ancora una volta puntualizzo che la Macera, la Irene, è una delle poche ragazze che praticano l'autocross in Italia, si tratta più o meno di una ventina di ragazze che si sono avvicinate a questa disciplina. Vediamo che la Irene tenta invano di cercare un'altra marcia, e evidentemente sta prendendo confidenza con il proprio mezzo e vorrebbe un po' più di spinta, ma tant'è, questo. Scatena il proprio veicolo, seppur leggero ma molto performante. Arrivando al termine della propria performance, ottimo, ottima la prestazione di Barbonaglia, attendiamo l'arrivo di Irene. Allora un attimo di pausa, qualche minuto per consentire un rapido riassetto del tracciato. Che ci porterà fino